tutti. Allora, oggi siamo qua nella mia serra, quella la seconda, quella un po' più grande. Siamo alla prima settimana di novembre all'incirca e sto annaffiando all'interno di un solco. Se voi vedete, ho pensato di seminare del pisello rampicante in novembre perché spero che mi nasca prima dell'inverno. Adesso qua sto rimanendo senza acqua. Mamma, mi vai a staccare dopo là. Hai finito? Tanto dopo tagliamo qua. Allora, sto annaffiando in un solchetto che stamattina sono andata a fare dopo aver lavorato il terreno. Abbiamo disterpato, fresato, abbiamo concimato con del pellet micorrizzato. Poi sono andata a fare un solchetto e nel solchetto ci ho buttato tutti i piselli. Ho annaffiato perché che il pisello si gonfi il prima possibile. Adesso andò a coprire praticamente semplicemente in questa maniera qua con una zappa e poi li lascio lì a dimora. Questa operazione deve essere fatta prima dell'inverno, quando le temperature di notte sono ancora 10 gradi e di giorno andiamo ancora a 18-20 gradi. Perché qual è il problema? Noi abbiamo necessità che il pisello nasca prima del freddo, perché il pisello sopporta il freddo ma fa fatica a nascere col freddo. Quindi quest'anno ho pensato di seminarlo sotto la serra in novembre, in maniera da trovarmi un pisello già nato per l'inverno, e quando arriveremo in primavera andremo a sistemare delle reti che lui si arrampicherà su e alla volta di maggio dovrebbe entrare in produzione. Non ha grosse necessità, l'unico problema del pisello sono gli afidi, e quindi andremo giù a sapone molle potassico, olio di neem, un po' di piretro, una concimazione a base di zinco che contrasta la produzione dell'afide. E insieme a questa proveremo a dare una spora che contrasta l'oidio, perché anche quello è un male abbastanza pesante per il pisello. Però delle volte anche questa spora non ce la fa a contrastarlo, e se non ce la facciamo con la spora andiamo giù con lo zolfo. E niente, poi andando avanti produrrà probabilmente fino a metà giugno, spero fino a metà giugno, perché quando arriviamo ai 30 gradi proprio la pianta del pisello, cioè, va proprio in letargo, non produce più. Perché a temperature troppo alte si ferma totalmente, bisognerebbe partire con un'altra produzione più tardiva, ma ho provato a farlo più tardivo da noi in questa zona a livello autunnale. Si fa fatica, si fa il fagiolo, ma il pisello proprio no. Quindi adesso noi andiamo a coprire il nostro solchetto e poi lo lasciamo lì. Io probabilmente per tenere un po' morbido, qui ho messo anche le manichette, andrò a dare un'annaffiata a tutto il terreno attorno alla nostra porzione di piselli, e poi coprirò con il tessuto in modo che il terreno mi rimanga ammorbidito, perché non si deve seccare, perché se si secca il pisello non mi gonfia più, non parte più la germinazione. Quando il pisello è nato lo lasciamo lì, lo teniamo sempre magari con un po' di tessuto, il tessuto quello bianco ce lo mettiamo sopra come riparazione, però io sono già sotto serra, quindi se voi siete fuori metteteci il tessuto che forse dura un pochino di più, potete fare un tunnelino di nylon. Ci vedremo in primavera con il pisello e ci vediamo magari al prossimo video, che vi faccio vedere una coltura nuova autunnale che sono appena andata in produzione e vi spiegherò nel prossimo video. Ciao a tutti, mettetemi un like se vi è piaciuto questo video e se volete seguitemi anche sui miei social. Ciao ciao!